Ciao a tutti, bentornati su ANG in Radio Mantova, Ecosistema Culturale Europa. Io sono Martina e oggi qui con noi c'è un grande fotografo, Nicola Malaguti. ANG in Radio. Più di prima. L'agenzia giovani nel tuo territorio. Qui Mantova. Allora, io direi che se vuoi partiamo con il presentarti. Mi reputo un vecchietto, sono del 1961. Ho un'esperienza personale variegata, non ho studiato fotografia all'inizio, ho fatto un istituto tecnico agrario, vedrete che cosa ha a che fare con l'agraria, non lo so, ma il mondo è fatto così. Poi mi ero iscritto all'università per fare una materia altrettanto stranissima che era biologia marina e poi sono partito per il militare, e allora si faceva il militare, tornando dal militare. Iniziato a intraprendere una strada di tipo diverso. La fotografia non è stato il mio primo lavoro, nel senso che all'inizio la grande passione alla fotografia c'è sempre stata, sin da quando ero piccolo, perché le macchine fotografiche, tutte le famiglie le avevano, una vecchia macchina fotografica per fare le classiche fotografie di famiglia, quando si andava al mare, eccetera, per poi comparire la prima Polaroid che tutti avevano in casa, più o meno, e che oggi è ritornata molto di moda, e io sono un grande fautore, un estimatore di quel mondo e anche mi reputo un buon conoscitore di quel mondo lì. E poi ho iniziato come hobby e come studio perché ho avuto la fortuna di avere un professore che mi ha avvicinato alla camera oscura, ho iniziato a scattare e a sviluppare. E quindi il mio approccio nella fotografia è stato con una fotografia analogica, ovviamente in quel periodo, che mi portava a vedere non solo la fotografia vista come uno scatto, ma anche la fotografia vista come lavorazione, come post-produzione, come finale, come risultato finale. Quindi nasco poi dietro a questa passione con altri amici. Avevamo costruito una camera oscura in una cantina di proprietà di uno dei miei compagni di viaggio, di questi viaggi. Ognuno di noi a tutte altre vite, l'unico che ha continuato a fare fotografia sono rimasto io. E poi ovviamente c'era un abbinamento che era anche la musica, che è stato un elemento importante nella mia vita. L'avvicinamento della musica, la grande passione della musica che mi portava da piccolissimo dei concerti imperdibili per allora. Venivo scarrozzato, come si suol dire, da quelli più grandi di me che mi portavano in concerti. Io da piccolino ascoltavo questi musicisti pazzeschi che oggi ancora mi vanto di aver ascoltato dal vivo e poi ho iniziato a portare la macchina fotografica con me. Ho iniziato a fare queste foto e poi da una passione è diventata una professione. Le mie foto hanno iniziato a girare, le foto di concerto, ho iniziato ad andare per 4 anni in Olanda dove c'è un grande festival a fotografare per 4 anni consecutivi. Poi Umbria Jazz, eccetera, 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 e poi il nome è iniziato a girare, i festival mi chiamavano e da lì è diventata una professione, che poi si è trasformata in una professione anomala, perché io non sono un fotografo tradizionale. Rispetto alle fotografie che faccio oggi, a parte ovviamente la possibilità di avere dell'apparecchiatura di tipo diverso e molto più performante rispetto a una volta, è che comunque oggi la mia fotografia tende sempre di più ad andare ad investigare cose che gli altri non vedono, mentre invece prima era più una foto documentaristica. Cioè nel senso che prima documentavo gli eventi, le cose che vedevo, che vedevano anche gli altri, e volevo lasciare un documento, no? Cioè quindi un documento un po' come una foto d'archivio. Oggi invece tendo a voler cercare una foto molto personale, un taglio molto personale, che vuole essere anche una possibilità per gli altri di vedere cose che magari non riescono a vedere. Ti faccio un esempio banale. In una platea non tutti possono vedere certe cose che posso vedere io in certe angolazioni o con certi obiettivi o in certi punti particolari. E queste cose è dare un valore aggiunto ad una cosa che uno magari ha anche ascoltato o concerto e può anche vedere delle foto che gli fanno vedere dei particolari o dei punti che magari non aveva visto. Se guardo dalle prime ad adesso direi, non lo so, cioè, però mi riconosco, cioè, perché è un percorso che era giusto che fosse così. Beh, quando inizi la timidezza in tutte le tue cose ce l'hai. Nessuno, quando io ho iniziato, che ero un
pischello, è ovvio che stavo lì silenzioso sotto un palco, mi abbassavo il più possibile, ancora oggi non mi faccio vedere, allora proprio cercavo di diventare trasparente per la paura solo che qualcuno mi dicesse qualcosa, no? E tutto questo poi nel tempo è cambiato, oggi ho la possibilità di avere magari un posto vicino al palco, un posto sul palco, cosa che una volta non mi potevo permettere. E visto che tu hai questa, diciamo, formazione un po' autodidatta, se così possiamo definirla, come ti approcci invece quando fai lezione, come ti approcci ai ragazzi? Cioè, ho avuto una parte autodidattica e una parte no, però è arrivata dopo, e quindi quando oramai già iniziavo a fotografare, e quindi quando già ho iniziato a frequentare dei workshop di professionisti, a imparare delle cose, a iniziare a studiarle con mano, ma ero già avanti nel mio percorso. Mentre invece è molto interessante questa domanda che tu hai fatto, perché per me vuol dire essere tornata a studiare cose che faccio studiare ai miei ragazzi e che magari non avevo studiato io all'inizio. È un arrivare ad acquisire la consapevolezza che certe cose che magari hai fatto, le hai fatte anche se non le conoscevi con lo studio, ma magari le hai fatte proprio con il tuo istinto e con la tua capacità, e magari e poi alla fine qualcosa l'hai anche sbagliato, cioè avresti potuto fare meglio. Insegnare a volte può essere un buon modo per rimettersi in gioco nell'ambito della propria professione. Invece una domanda che cambia completamente il tema è: come è cambiato, immaginiamo sia cambiato, il tuo rapporto con la fotografia in questo periodo di pandemia e di chiusura? Per me è cambiato moltissimo. Se tu consideri che l'ultimo vero festival, escludiamo Semi, che comunque sono riuscito a fare lo stesso, perché ho fotografato lo stesso per Segni d'infanzia, pur fotografando nei teatri vuoti, cosa che per me è stata veramente una cosa che non mi è mai successa nella mia vita. L'ultimo festival che ho fatto, e io ho fatto fotografo anche sulle Dolomiti, quindi io faccio dei festival anche in quota, ma fotografo anche musicisti che si portano a 2500 metri a suonare, okay? E io vado a fotografarli lassù. E proprio una di quelle notti tragiche, quella domenica sera in cui ero uscito prima di PCM, ci trovavamo ad aver appena finito di fare un concerto in quota, alla sera ci doveva essere un concerto in un teatro, fu l'ultimo concerto fatto con i musicisti e con il pubblico che già stava separato, distante. Da quel momento in poi tutti si è tornati a casa e è cambiato tutto, è stato chiuso tutto e adesso per me è tutto fermo. Credo che sia comunque un momento importante lo stesso, perché molto spesso una delle cose che non si fa è che si fotografa tanto, ma non si lavora sui lavori che hai fatto. Quando hai tanto da lavorare, continui a lavorare e metti lì, metti lì, metti lì. Cosa che in genere vengono a fare qui in studio da me i ragazzi che lavorano con me in studio, perché in questo momento sono tutti a casa anche loro, che è quello di aggiustare e catalogare gli archivi. È una cosa che spesso si tralascia, ma che per me è importantissima. Tu considera che io devo catalogare i visi dei musicisti o di un gruppo, che magari sono 5 elementi, 6 elementi, e catalogare ad ognuno di loro i visi che compaiono nelle foto. Perché? Perché se un giornale mi richiede una foto di un musicista, io posso guardare nel mio archivio e dire sì, ce l'ho, te li mando. E quindi anche quello è un lavoro enorme. In questo momento ne abbiamo catalogate con i ragazzi 40.000, ma ne abbiamo 60.000. Quindi diciamo, questo è stato per me un periodo sì sfortunato per la mia attività, ma fortunato per poter dedicarsi ad altre cose. Oggi ci hai mandato alcuni dei tuoi scatti, quindi se hai voglia ce ne parli e li commentiamo, anzi li commenti tu. Questo scatto fa parte di un progetto a cui tengo moltissimo. Negli anni, dopo che ho fatto tantissimi anni fa questo progetto, l'ho rivisto replicare da altri fotografi e la cosa mi fa piacere, vuol dire che hanno guardato e che è piaciuto. Si chiamava Hands and Feet, cioè mani e piedi. Era una scommessa che ho fatto per acquistare per beneficenza una macchina per la patologia neonatale di Mantova, che aveva un costo ovviamente altissimo e che doveva servire per ibernare, tra virgolette, i bambini nei momenti in cui
cui c'erano delle patologie particolari, cioè dove raffreddarli in una specie di piccolo congelatore dove li mettevano dentro, rallentavano lo sviluppo e quindi se c'erano delle patologie critiche, tipo dei danni cerebrali, venivano rallentati perché il freddo rallenta gli sviluppi. No? Questa macchina mi aveva ovviamente affascinato moltissimo e quando mi hanno detto ci sarebbe bisogno di acquistare questa macchina, ma non sappiamo dove trovare i soldi, ci fu una società allora sportiva che si chiamava Top Team, che era una squadra di volley professionista di Mantova, che erano in Serie A, e allora loro si resero partecipi in questo progetto. Io decisi di fare questo gioco tra le mani dei giocatori di pallavolo con le mani di questi piccoli di 4,5 kg. Quindi tu vedi la mano di un giocatore di pallavolo e la mano di un piccolino. Tutto questo ovviamente in grande, con grande rispetto della sanificazione di ogni singolo, cioè io ogni giorno facevo entrare un giocatore e poi a un giocatore veniva affidato un bambino o una bambina e su questo si facevano questi scatti. Venivano tutti sanificati, ovviamente i bambini certamente andavano con le tute completamente coperte perché è un posto asettico. E un'altra cosa che mi piaceva, e tu vedrai che lui, vedi che qui lui ha un braccialetto, lo vedi, ai giocatori imponevo di prepararsi come se dovessero andare a giocare una partita, cioè i giocatori di pallavolo si fasciano le dita spesso per evitare di rompersele. Io dicevo, proprio voi dovete fare, si mettono i loro amuleti al braccio, i loro braccialetti, le loro cose, come se voi doveste giocare una partita. Per cui è stato fatto un gioco di confronto tra la partita di un giocatore professionista e la partita che giocano questi bambini per sopravvivere, perché è una battaglia a cui loro devono, come premio finale, portare a casa la vita. Ci siamo riusciti ed è stata per me una grande soddisfazione. Un fotografo che non ha una sua visione al di fuori del suo mondo, secondo me è un po' miope, cioè non puoi tu solo fare fotografie di bella gente, di musicisti, di un mondo particolare o del matrimonio. L'etica nella fotografia è molto importante e la visione del mondo che ti sta intorno la devi saper catturare. Ecco, tu mi dici, io non faccio queste foto in questo lockdown di queste piazze vuote, trovo che sia triste, cattivo. Sì, a livello documentaristico è importante, però non riconosciamo più Venezia vuota, Piazza San Marco senza nessuno. Ma non è una foto che oggi ti fa piacere vedere. Cioè io penso che una fotografia deve essere un piacere anche per chi la guarda. Non deve rendere tristezza, cioè non deve portare tristezza su tristezza. Okay? E quindi non amo quei miei colleghi che in questo momento sono in giro con le macchine fotografiche a fare queste foto di questa desolazione. Magari io sto pubblicando sul mio Instagram tante foto di viaggi, di bei momenti, di situazioni particolari, di gente senza le mascherine, che giocano a beach volley davanti a una cattedrale a Bruxelles, oppure cose di questo tipo, che la gente guarda e capisce che non è il mondo di oggi, ma è il mondo di ieri, e vediamo se è il mondo di domani. Come fai a togliere questi colori con il bianco e nero, quando qui stiamo parlando di bambini, di infanzia? Forse la preclusione del bianco e nero, il bianco e nero è un qualcosa che toglie per certe cose. Qui toglie, ma ingiustamente, qui stiamo parlando di bambini, tutte le foto di segni d'infanzia, tutte le foto anche della musica classica, dove ci sono i colori dei legni, eccetera. E poi perché nella musica classica si parla del colore, quindi quando si interpreta un brano, si interpreta con colori diversi, penso che lì ci debba essere il colore, qui ci deve essere. Questa è una foto difficilissima, aver scelto questa, ma cercavo proprio questa quando ho detto devo scegliere una foto di segni, tra 10 e passa anni di foto fatte, di cui c'è una media di 2.000-2.500 scatti ad anno, e non era facile scegliere. Perché ho scelto questa? Perché per me è dolcissima. E c'è una dolcezza di fondo che mi piace da morire. Cioè, questo è un burattino di Paolo Conte, pianista, che tu lo vedi girato, in verità poi c'è i baffi. Questa bambina era tra il pubblico
e senza che dicesse niente, la persona che lui stava andando al piano per suonare lei si è alzata. E la cosa bella a volte di vedere queste cose nell'ambito di questo festival è che vengono lasciati liberi i bambini fino ad un certo punto, ma la bambina si è avvicinata solo per prendergli le mani e poi l'ha abbracciato e poi si è riseduta. E io ero... A volte mi capita che quando fotografo mi asciugo le lacrime dall'altra parte della macchina fotografica perché rischio di farle fuori fuoco, perché ho gli occhi pieni e mi emoziono. Hai capito? Siccome mi emoziono molto ancora dentro la macchina fotografica quando faccio queste foto, penso che qui ricordavo proprio il mio cuore che batteva mille, diceva a cipicchia. Ero felice di essere in quel momento. Quindi mi ha dato la possibilità di fare molte di queste foto emozionali molto forti. Grazie. Purtroppo il nostro tempo è finito. Speriamo che questo podcast vi piaccia e ci sentiamo per il prossimo. Ciao! Ciao, ciao a tutti. Ciao, grazie. ANG in Radio. Più di prima. L'agenzia giovani nel tuo territorio. Da Mantova è tutto. Progetto finanziato dal bando ANG in Radio Più di prima di Agenzia Nazionale per i Giovani, grazie ai fondi del Dipartimento Politiche Giovanili ed il programma europeo Erasmus+.